Bene, un saluto a tutti, penso che qualcuno di voi mi conosce, sono il mitico Paolillo, anzi professor Paolillo, insegno religione da circa 6 anni in Lombardia, apposta dalla parola, originario di Barletta, assieme a mia moglie, io faccio parte della sezione laicale, sono felicemente sposato, vedete, luccica ancora il brillantino. E che dirvi? Io ringrazio l'invito anche delle missionarie che mi hanno chiamato per dare un po' la mia anche testimonianza. E comincio col dirvi che io sono felice di appartenire a questa realtà ecclesiale, dove oltre che studiare e oltre che pregare, ci si lancia nell'azione. Io ho avuto modo di conoscere, le missionarie, se ricordo bene, nel 2008. Barra 2009, anche nella persona di Amada, che è stata la prima missionaria che ho conosciuto, e poi di Letizia, e poi pian piano ho conosciuto Carmen, Teodora, praticamente ci siamo fatti un selfie, ecco, tutti quanti insieme. Queste missionarie sono state molto attente anche alle mie esigenze, quindi su questo le ringrazio, perché era un periodo in cui, al di là dei dubbi avuti nel campo della fede, chiaramente questi li coltivi anno dopo anno, mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto e cercavo appunto una realtà ecclesiale, so che ne esistono anche tante altre, però di mia conoscenza cercavo questa realtà, una realtà ecclesiale che in maniera particolare non studiasse soltanto, ma soprattutto io mi chiedevo, ma perché ci sono, che ne so, tanti gruppi, no? Anche gruppi non cattolici, no? Dalle mie parti c'erano tanti testimoni di Geova, anche pentecostali, vedevo anche le Assemblee di Dio che facevano enormi feste all'aperto, canti, balli, anche gli avventisti, i mormoni che ho avuto modo anche di conoscere, perché venivano da Bari, a Barletta, con la loro targhetta, no? Santi degli ultimi giorni. E dicevo, ma perché loro sì e noi no? Chiaramente all'epoca non è che capivo l'importanza che anche la Chiesa Cattolica ha dato all'evangelizzazione, come la dà anche oggigiorno. Però è anche vero che mi chiedevano e dicevo, ma è possibile che noi dobbiamo essere rinchiusi nelle nostre sacrestie e magari poi loro devono andare fuori a predicare e noi invece non possiamo fare niente, ma soprattutto perché bisogna andare a predicare? E allora ricordavo di aver letto il libro di Padre Amatulli, quello blu, all'epoca aveva un prezzo di copertina, la Chiesa Cattolica e le Sette Protestanti, dove praticamente lui spiegava un po' come funziona il movimento e dava anche le varie risposte bibliche. E su per giù avevo poi riscoperto, no, questo libro e dicevo, io voglio appartenere ad una realtà ecclesiale perché voglio essere utile alla mia Chiesa, non inutile, ma voglio appunto essere utile. E ho scoperto poi, strada facendo su internet, queste missionarie apposte dalla parola. Di là poi, anche grazie alle mail ricevute da Veronica, a cui va anche il mio saluto perché so che è fuori sede, alle mail ricevute da Veronica, di là sotto contatto abbiamo avuto modo appunto poi di vederci e di là è iniziato il nostro calvario. No, scherzo, diciamo. È iniziato il nostro, una nostra collaborazione. Io sono davvero felice, no, di collaborare con queste ragazze, io lo chiamo sempre ragazze o suore. Abbiamo svolto delle evangelizzazioni. Siamo stati, ricordo, a suo tempo, fatto un'evangelizzazione itinerante, no? Tra l'altro poi le missionarie mi dicevano, ma sei sicuro? Fai prima un'esperienza un pochino più semplice, tipo andare, che ne so, nelle parrocchie, fare i corsi biblici e quant'altro. E dicevo, no. Voglio fare questa missione itinerante. Tra gli alti e bassi, siamo stati nel mese di luglio, ricordo bene, 6 luglio 2014, a Taranto, spettacolare, praticamente sono rimasto 12 ore da solo, fuori all'aperto, nessuno che mi apriva neanche la porta del convento. Però è stata una bella esperienza, no? Di là poi pian piano io mi sono di più affacciato a questo movimento e abbiamo cominciato, ecco, a collaborare, soprattutto a Barletta. Io ho condotto dal 2011 delle catechesi bibliche, avevo parecchi catechisti che comunque facevano l'iscrizione, poi seguendo le varie metodologie che adesso vi andrò comunque a parlare,
e avevano partecipato circa 60 catechisti, no? Dicevo, anche operatori pastorali, e poi pian piano si sa che come tutte le cose vanno scemando, quindi da 60 a 40, da 40 a 30, da 30 a 10, da 10 sono rimasto da solo praticamente, cioè detto in altri termini, comunque qualcuno si è salvato. E poi a lungo andare ci siamo trasferiti anche in altre parrocchie e abbiamo condotto appunto questi corsi, queste catechesi. Io mi rendevo conto che comunque le persone avevano un grande disagio, anche da un punto di vista spirituale. E il mio studio, grazie anche ai miei studi, perché io poi mi sono laureato in scienze religiose, perché insegno anche religione. Grazie anche ai miei studi, io chiaramente sono anche cresciuto di più a livello anche di fede, quindi su questo io sono davvero contento, sono strafelice. E a lungo andare poi abbiamo anche fatto dei corsi biblici a Legnano, mio vecchio paese, e poi anche attualmente dove mi trovo a Busto Arsizio, a livello parrocchiale e quant'altro. Le metodologie che abbiamo utilizzato sono quelle magari efficaci. Secondo me, la metodologia più bella e più interessante che noi come missionari a posto della parola utilizziamo è la metodologia dell'ascolto. Non il fatto che devi parlare sempre tu, ma stai zitto ogni tanto e lascia parlare anche gli altri, che è una cosa sicuramente importante, molto, molto, ma molto importante. E quindi la metodologia dell'ascolto. Poi le visite domiciliari, andare di casa in casa, citofonare. Chiaramente poi più persone citofoni, più bollette devi pagare perché la corrente comunque costa. Però questo non è stato mai importante. Tu citofoni e incontri il vissuto, incontri le persone, non incontri dei numeri, rapportino, il servizio di campo. Incontri delle persone. A queste persone tu ti devi semplicemente non sottomettere, ma devi chinare la testa e devi rispettare tutto quello che loro chiaramente fanno. E dicono e anche pensano. E nelle metodologie che abbiamo utilizzato, impartire questi corsi biblici, dare valore anche agli altri, perché tu, Nicola, non sei eterno. Io tante volte lo dicevo ai miei studenti del corso biblico, io non sono eterno. Io posso avere anche una preparazione, però tra 40 anni posso anche perdere la memoria. Voi dovete andare avanti, vi dovete incoraggiare. Dovete andare avanti, anche senza di me. Però si sa che, insomma, da un orecchio entra, dall'altro esce, però tutto sommato, comunque, la speranza è l'ultima a morire. Ma su questo, ecco, noi appunto non ci buttiamo a terra, come dice San Paolo, non ci demoralizziamo. E negli altri metodi di evangelizzazione che ricordo, c'è stata anche mia moglie con me a Napoli, a Villaricca precisamente, abbiamo utilizzato, è quello di andare a trovare le persone nelle case. Abbiamo trovato davvero un'ignoranza a livello di fede, che può essere magari spaventosa, però questo ti fa capire, no, anche l'importanza da parte del fedele di dire vieni, istruiscimi. È una cosa che comunque richiama anche alla nostra mentalità, al nostro ideale. Vieni, sono in casa, istruiscimi. E poi abbiamo incontrato anche tante persone che avevano un credo diverso da quello cattolico. Abbiamo incontrato gli Brahmaiti, i fedeli di Branham, un altro profeta. Ci sono stati tanti evangelici con cui io stesso comunque ho avuto modo anche di interagire e anche di parlare, ma questi metodi, no, di approccio sono quelli che noi definiamo leciti, ovvero andare a trovare le persone nelle case, parlare loro di Gesù, spiegargli un brano del Vangelo, ascoltarli soprattutto, magari promuovere l'evangelizzazione, fargli percepire che sono oggetto di attenzione, quindi magari leggete la parola di Dio, no? Questa parola di Dio che noi tante volte sembra che abbiamo così nel cassetto, spolverata, insomma, ma questa è viva e vera, come dice l'autore della lettera agli ebrei, è come una spada a doppio taglio, dobbiamo saperla anche padroneggiare, dobbiamo saperla anche difendere, no? Come diceva qualcuno, quello che amo io lo difendo. Eppure incontravamo queste persone, questi metodi che abbiamo utilizzato sono dei metodi efficaci, invece poi ci sono dei metodi cattivi, no? Tipo calunniare le persone, calunniare la Chiesa Cattolica, presentare testimonianze esagerate, inventare accuse, no? Quello si è comportato così, il prete ha fatto questo, la suora ha fatto questo, mamma mia, ti tiene proprio un nervoso pazzesco.
Invece le metodologie, questi approcci così belli, semplici, sono quelli che scaturiscono appunto dal profondo. Dal profondo del cuore, quando tu ti siedi e se tu sei convinto della tua fede, non hai paura di ascoltare l'altro, non hai paura di confrontarti, perché l'altro non può metterti in crisi. E se ti metti in crisi, perché evidentemente ha scosso un particolare. A me sono situazioni che comunque mi capitano. E di qua poi nasce anche il mio approccio allo studio anche della Bibbia, no? Che non significa sapere l'ordine dei libri sacri, non significa sapere tutte le cose che uno può aver studiato nel corso dell'anno. Questo è anche aggiuntivo, ma significa anche entrare nel merito di qualcosa di più bello, anche di più profondo, ovvero la capacità di fare in modo, come dice il libro di Geremia, anche dell'Apocalisse, che la parola di Dio dobbiamo masticarla. E questa metodologia, questo metodo d'approccio è efficace perché le persone si sentono sole, non hanno compagnia. E questa solitudine molto spesso viene vista come un fattore determinante per questi pseudogruppi non cattolici. Ti vengo a trovare perché la tua chiesa ti ha abbandonato. Vieni da noi perché noi siamo migliori, siamo più buoni. E di qua poi nasce tutta, ecco, questa concezione su come bisogna anche predicare, ecco, il Vangelo. Gesù Cristo non ha dato dei metodi, chiaramente, di predicare, ha detto andate e predicate. La metodologia è una cosa che tu impari nel campo, impari con l'esperienza. E perché no, possiamo anche imparare tanto dai fratelli non cattolici. Anche da loro possiamo imparare tanto nelle metodologie. E vedo che sono comunque metodologie comunque efficaci. Poi abbiamo diffuso molto spesso questo libro che penso che voi amici abbiate, che si chiama La risposta si trova nella Bibbia, domande e risposte. Praticamente questo è un riassunto di un libro ancora più grande, stampato in spagnolo, che si chiama Dialogos con lo Protestantes, che in italiano è stato stampato con il titolo La Chiesa Cattolica e le Sette Protestanti, un libro bianco-nero, che chiaramente non è tifoso della Juve, però comunque bianco-nero per intendere, insomma. E praticamente questo libro, Le domande e risposte, viene diffuso perché presenta praticamente una serie di domande che sia noi cattolici, ma anche i non cattolici, ad esempio, ci pongono, no? Nella prima parte viene affrontato il tema dell'unità e dell'unicità della Chiesa di Cristo, capire la confusione che esiste, testimoni di Geova Mormoni, tutti che dicono noi siamo la Chiesa di Gesù, noi siamo la Chiesa di Gesù. Questo libro risponde da un punto di vista biblico, storico, teologico, tenete presente biblico, non soltanto teologico e storico, ma anche biblico e soprattutto biblico, a queste risposte. Poi viene affrontato anche il tema della gerarchia. Perché si chiede? Ci si chiede, io devo obbedire al Papa? Beh, ma chi è lui? Ma addirittura il Papa è infallibile. Mamma mia, è infallibile che può sbagliare, tutti sbagliano, no? Falsa concezione dell'infallibilità. Oppure ci si chiede, perché ad esempio io devo battezzare i bambini? Che ne so, Vangelo di Marco. Chi crederà sarà battezzato o sarà salvo? Chi non crederà sarà condannato. Addirittura io devo battezzare i bambini perché Gesù dice chi crederà sarà battezzato. Addirittura che ne sarà poi di un musulmano, non crede sarà condannato. Oppure, ad esempio, un argomento ancora più tosto. Perché mi devo confessare da un prete? Perché lui non ha peccati come me? Questa è anche un'obiezione che viene posta. Oppure, addirittura, voi credete che Gesù Cristo era figlio unico? Non ha avuto altri fratelli? Ma la Bibbia parla dei fratelli e sorelle di Gesù? Vedete i discorsi come sono diversi? Mirano semplicemente a mettere in crisi. Questo libro presenta più di 80 risposte alle varie obiezioni che vengono poste. Scorrendo l'indice, ha avuto tante ristampe comunque come libro, scorrendo l'indice potete trovare tanti libri, tanti libri, chiedo scusa, sì, tante nozioni, anche tante voci che possono essere utili e che chiaramente ciò che viene contestato in una chiesa non cattolica viene invece affermato in un'altra chiesa. Tipo, ad esempio, si sa che Lutero credeva che Maria fosse madre di Dio, per dirne una, no? Invece, oggigiorno le chiese protestanti moderne non credono che Maria fosse madre di Dio.
Cioè, mi spiego, sono concezioni completamente diverse. La cosa più curiosa è quella, se mi permettete adesso io vi cito, se avete una Bibbia potete anche prenderla, quello che dice l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera. San Pietro, prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 15. Pietro dice: santificate Cristo Signore nei vostri cuori, pronti sempre a dare una risposta a chi vi chiede il motivo della vostra speranza. Ebbene, se noi consultiamo il testo greco, quando si dice dare risposta della ragione che è in voi, il termine tradotto con risposta è apologia. Oggigiorno nessuno vuole più sentire parlare di apologia. Dice, ma sono cose d'altri tempi. E che significa sono cose d'altri tempi? Perché, cioè, scusate, anche gli spaghetti alla carbonara erano cose d'altri tempi. Però sono comunque buoni lo stesso, no? Dare ragione della speranza che è in voi. Io do ragione a chi mi chiede di credere in Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché credi che il Figlio sia Dio? Perché credi nello Spirito Santo? Perché addirittura professi che la Chiesa Cattolica è l'unica Chiesa che discende storicamente da Cristo? Perché? Perché? Io devo chiaramente rispondere. Per il resto vi saluto, vi auguro tante cose belle, io vi chiedo di fortificarvi sempre di più, ecco, attraverso la preghiera, attraverso lo studio della Bibbia, date retta al fratello Caruso e poi spero comunque di rivedervi. Chi vuole può tranquillamente andare su Amazon, digitare mio nome e cognome, Nicola Paolillo, e vedere che ho pubblicato anche dei libri che sono inerenti a queste tematiche. Per il resto, statemi bene e mi raccomando, sempre in casa.